Stresa Festival parte il secondo atto al via il nucleo centrale della kermesse. Domani, giovedì, saranno due giovani donne a celebrare l'importante traguardo dei 60 anni di Stresa Festival con l'orchestra da camera di Stoccarda diretta dalla carismatica italo-turca Nil Venditti, astronascente nella direzione d'orchestra, mentre al pianoforte si esibirà la talentuosa pianista franco-albanese Marianne Genguci. Il programma della serata presenta tre composizioni che saranno gradite a un vasto pubblico: il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 di Beethoven, la sinfonia numero 1 classica di Prokofiev e le danze concertanti di Stravinsky. Si prosegue venerdì 20 con un appuntamento pomeridiano alla scoperta del Sacro Monte di Giffa, una passeggiata in un luogo magico che si affaccia sul Lago Maggiore e alle 18 esibizione del quartetto vocale Orlando Consort. Il programma comprenderà mottetti e chansons francesi e inglesi del XIII secolo e composizioni fiamminghe d'inizio Cinquecento ed avrà come tema la metafora floreale e vegetale dell'amore divino e terreno tra Medioevo e Rinascimento. Il tema è perfetto per essere ripreso il giorno successivo presso i giardini di Villa Taranto insieme all'ensemble che ha dato la propria disponibilità a incontrare il pubblico per una passeggiata itinerante in lingua inglese. Gli incontri con gli artisti sono gli album eventi tra le novità del Festival 2021. Sulla panoramica terrazza naturale dell'Isola Bella si esibirà poi domenica 22 un ensemble inusuale, Ocelli, composto da 8 straordinari violoncellisti che proporranno musica americana da George Gershwin a Leonard Bernstein. Questi sono solo gli eventi più prossimi, perché si prosegue di concerto in concerto fino al gran finale di domenica 5 settembre con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per la prima volta al Festival di Stresa e diretta da Daniele Gatti.